Buongiorno. Stamattina, non eccezionalmente, perché dei cani ne parlo abbastanza spesso, visto il mio amore, l'amore che provo per loro. Stamattina vi voglio rendere edotti di una lettera, chiaramente, che il cane fa al suo padrone. Caro padrone, sono l'essere che dipende più da te al mondo, quello che vive per te e che nella vita vuole solo renderti felice e orgoglioso di avermi. Sono il tuo cane. Quando mi sveglio la mattina, la prima cosa che faccio è venire a vedere se sei sveglio anche tu, così possiamo iniziare insieme la giornata. Se sei un po' distratto e non ti sei accorto che sarebbe bellissimo uscire subito, ti lecco i piedi, le mani, la faccia, fino a che non sei sveglio e puoi comunicare con me. Quando ti rivedo, anche dopo poco, scodinzolo tantissimo, abbaio, salto, ti lecco per farti capire quanto sono felice di riabbracciarti. Quando stai mangiando quelle cose meravigliose che sapete preparare voi umani, mi siedo di fronte a te, ti guardo con occhi imploranti, ti do la zampa, appoggio il muso alla tua gamba. Tutto questo solo per farti capire come sono felice di condividere le vostre squisitezze. Quando hai voglia di stare per conto tuo, ma non sentirsi solo, io mi metto vicino a te, ma non ti parlo, così ti tengo compagnia senza disturbarti. Quando hai voglia di uscire e fare quattro passi, io sono felicissimo di accompagnarti, anche se fuori piove, fa freddo, fa caldo, nevica, in altre parole, sempre. Quando hai bisogno di rilassarti un po', sono a tua disposizione per essere accarezzato. Lo sapevi che accarezzare un cane fa benissimo? Quando hai voglia di condividere qualcosa con qualcuno e non ci sono altri umani disponibili, io ci sono. Un giro di shopping, un pezzetto di prosciutto, un pisolo sul divano, una camminata sulla spiaggia, un film, tutto quello che vuoi. Io ci sono per te. Quando hai bisogno di sentire che al mondo esistano ancora la bontà e l'innocenza, guardami. Quando hai bisogno di sentirti amato, ricordati di me. Io ti amo tantissimo e penso che tu sia la persona più straordinaria al mondo. Quando hai bisogno di essere distratto, ci sono io. Io sono sempre disponibile a fare qualcosa con te e sono contentissimo di poterlo fare. Ti amo tantissimo, ti seguo ovunque. Mi adatto alla tua vita pur di stare con te. Ti consolo se sei triste, ti rilasso se sei stanco, ti accolgo come nessun altro al mondo. Sono pronto a fare tutto per te e con te. Vivo per te e per renderti felice. Sono il tuo cane, unico, inimitabile e irripetibile. Questo programma è offerto da Teca SRL, caldaia Daikin, ibrida 33 kW, valida per l'accesso al super bonus del 110%, 5.200 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec pure, 24 kW, 750 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 28 kW, a 700 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 24 kW, 630 euro. Caldaia Sime, unica Revolution, 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune, 1.220 euro. Caldaia Daikin, a condensazione, 33 kW, 1.245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150, Lamezia Terme, San Biase, via Molino Irto 47, Laurignano di Pignano Cosenza. Prossima apertura via Alfieri, Rende, vicino supermercato Conad. Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro.
Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. L'agenzia Meraglia Immobiliare e Meraglia Assicurazione operano nel settore immobiliare e assicurativo per soddisfare le esigenze della propria clientela. Meraglia Immobiliare offre una valutazione immobiliare gratuita, compravendita, locazioni, ricerca ed acquisizioni immobili, consulenza finanziaria, mutui, cessione del quinto, prestiti personali, leasing e tanto altro. Nel settore assicurativo offre RC Auto Moto Camion, professionali, infortuni, abitazione, noleggio, lungo termine. Meraglia Assicurazioni, Meraglia Immobiliare, via Enrico Fermi 13, la Mezze Terme. Sono figli di Dio. Chi è? Gli animali, sono figli di Dio. Certo, ma certo. Ce l'ha creato Dio. Io stamattina ho postato un'immagine terrificante che riguarda gli animali. Riguarda un agnello che viene trascinato via e il suo figlioletto che gli va dietro. Ci va dietro, sì. Ed è una scena che stamattina mi ha proprio sconvolto per la cattiveria insita in queste cose. Scene. Guardate, io non sono vegano, assolutamente no. Non racconto frottole qua. Però questo ammazzare gli animali in questa maniera, farli soffrire, eccetera, onestamente, mi dà un po' fastidio. E non credo che dia fastidio solo a me. Signor... L'ho vista pure questa cosa. L'ho vista pure io. Eh sì, l'ho pubblicata. Ma lui non è che... Io lo guardava là, si stava ripetendo a memoria aforisma, perché dice agi di questa maniera, ma come cazzo lo dico, che tema come è lungo, perché ormai lo conosco, io lo conosco come un centenario, io dice come mi è più come si dice, io ti conosco meglio di sacchi mia, si dice. Lui cerca di fottermi, ma non ha capito che io avrò qualche mese meno di lui, ma in quanto ad esperienza, manco vi la polverata. No, io aiuto perché è bello davvero. Allora, signori miei, buongiorno prima di tutto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno la mezza. Allora, stanotte alle 3 la lancetta scatterà l'ora regale. Lo dovete mettere davanti. Un'ora avanti. Mi raccomando. Quando lo mettete dietro e poi c'è anche quando lo dovete mettere davanti. Certo. Non è che io credo che non è che non è difficile. L'orologio una volta si mette indietro e una volta avanti. Le lancette. Vale niente. Giù. Quando gli dai il campo libero e non pastura vacca. Allora, non stavo parlando di una cosa con Giovanni, delle rimembranze. Sì, allora, oggi è sabato, domani è la domenica delle palme. Sì, domani sono le palme. Domani è domenica importantissima. Bellissima domani. Mi raccomando. Voglio dire, voi sapete che da lunedì siamo in zona rossa, si ripiomba di nuovo in zona rossa, però voglio dire domani si può andare benissimo, si può andare benissimo. Buongiorno Mariuccio. In chiesa, salutiamo il nostro regista, quando abbiamo Mario siamo sicuri come regista... Dobbiamo stare tranquilli. Sì. Ci possiamo buttare tranquillamente. Sei dietro, a me vedere, buttati. Ci possiamo buttare direttamente. Va bene. Allora. Oggi è 27. Sì. Il tempo sta volando via. Oggi sapete che c'è la mezza giornata, i pagamenti. Ci sono. Ieri mi è arrivata un messaggio da parte di una signora che torna sull'argomento di stapparecchi alle poste, sti cazzi postamat,
Noi in quale lingua lo dobbiamo dire? Scusatemi, noi più di quello che diciamo, non potremmo fare, noi non abbiamo gli strumenti, i mezzi per poter cambiare il mondo. Noi possiamo suggerire, noi possiamo fare da tramite, noi possiamo portare il messaggio, lo sconforto, le grida da parte della gente che c'ha le palle così, non ne può più, però poi deve essere l'interlocutore a capire tutto questo. E allora, alle poste, c'è qualcuno che segue questa cazzo di rassegna stampa? Ma credo di sì, uno che ha ancora caricato alle poste. E allora riferite, non le potete cambiare, mettetele a posto, sanificatele. Cioè è uno schifo, uno deve andare là con lo scafandro a fare il prelievo, ma vi pare serio? Ma quando cazzo crescete, va? Anche in queste piccole cose si vede la cultura. Questa è cultura, quella di mettere le cose in condizioni tali che l'utenza ne possa usufruire o no. È un de cultura, chi è? Non c'è niente. Ieri era che la posta di cose era guastata. Poi mi hanno detto che c'è qualche altro impianto guasto, ma questo può capitare, ci mancherebbe. Quante volte è capitato a noi, diciamo, per mancanza di batterie che sono introvabili, quelle che utilizziamo noi sono alcaline e spaziali, quindi no. Ma quindi certe volte ne succede pure a noi. Invece muoviamo avanti, andiamo indietro. Allora, Lamezia, amici nostri. Da lunedì, zona rossa. Mi raccomando. Quindi? Stare in casa. Fate quello che cazzo volete. Ma stare tutto a casa. Questo è il mio messaggio stamattina. Poi magari verrà Giovanni a dare il suo messaggio, che sarà sicuramente diverso dal mio. Ma io sinceramente non ti posso più. Fate quello che cazzo volete. Fate quello, tanto tua. E tutti tiene bocchette. A voi non succede nulla. La verità è che a Lamezia i contagi stanno schizzando in maniera considerevole. Ma dato che non ve ne fotte niente, mi ricordate che i 55 ciuati là, i fuscaldo, che sono messi a fare un karaoke, tutti i 55 contagiati. Poi aiutare la casa e hanno contagiato una decina. Chi siete? Che cosa vi dobbiamo dire più? Io non mi dico più niente. Stai in qual bene e cuglioniamo qual bene. Ma siamo un babicerato a noi. Ecco, perché parlare così serio. Mi pare che ci dà fastidio. Non ti vale la pena. Allora, signor Ambrosio. Sbolgo l'almanaco. Ragazzi, io mi sforzo di dare un tono alla rassegna San Pelo. Sbolica. Allora, Donè, stamattina è meglio Longarelli, come hai detto. Che ne ha scritto? Allora, vado. Anche la lotta verso la cima basta. No, Albe. Senta Tonino. Anche la... Albe, senta Tonino, Albe. Così impari. Sì. Leggilo. Piano. No, leggitillo a capo tuo senza parlare. Senza parlare, allora. Leggilo, per una volta. Allora, quando tu lo leggi, devi capire il tono e come devi dire le parole. Perché è come una poesia, a stesa. Allora, anche la lotta verso la cima basta. Ma come cazzo sei chiaro con te? Anche la lotta verso la cima basta. Ma ti sembra una cosa seria? Anche la lotta verso la cima basta. No! Ecco. Ma tu abbassa, non ci puoi mentire un punto. Basta.
E come basta? E come vedere basta? Vorrei vedere basta. E decido di via. Anche la lotta verso la cima basta riempire il cuore di noi. Ah, anche ogni po' da attestatori. E che cosa? Pure di tu giù. A seconda elementare è giù. Ma non è, ma scusa, anche la lotta verso la cima basta, ti sembra logico? Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice. Sisifo felice. Sisifo felice, no? No. Che vuol dire Sisifo felice? Che adesso Sisifo. È simpatico, voi ci voglio un bene faccio. No, hai ragione, ma voi con il buono, guarda. Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Punto. Bisogna immaginare Sisifo felice. Che vuol dire Sisifo? Sisifo, come dici tu, come lo pronunci Sisifo. Tu. Intanto Sisifo. È maiuscolo. E come si lei? Quindi da questo che cosa ne deduci tu? Che è un nome. È un nome. Quindi bisogna immaginare Sisifo felice. Sisifo. Chi l'ha scritto? Gesù Sisifo. Sisifo felice. Sisifo. L'ha scritto Albert Camus. Vedi, c'è. Cioè, mo mi stai ricordando. Mi stai ricordando Sisifo, che praticamente non lo leggevo da anni. Quando ho studiato il francese alle scuole medie, c'era una poesia, un brano, che il professore non aveva fatto perché aveva proprio, dovevi imparare tutto a memoria. E questo mi ricordo, Le Dieu, aveva condannato Sisyphe a rouler sans cesse. Se stesso. Come? Sans cesse. Le Dieu aveva condannato Sisyphe a rouler sans cesse. Dio aveva condannato Sisifo a rotolare senza sosta. Capito? Tu arrivava a Gesù e devi ritornare a Rieto. Infatti dice le mie de Sisifo. Ecco, me lo ricordo come se fosse adesso. Ah, 60 anni. Certotemi a suo paura. No, ma è bello davvero. Il turismo è bello, dai. Ecco. Ha visto che bordere, leggere sempre. No, ma mi ha ricordato, erano anni. No. Erano 40 anni. La cosa mia, giustamente. Io me ne accorgo dopo, no? Perché così puoi dire anche la lotta verso la cima basta, come hai detto io. E cioè, anche la lotta verso la cima basta a riempire. Vedi come è? Basta. Vedi che trovi la traduzione in francese che è come... Dici da chiedo. Non ce lo dice a chiedo, non c'è. Dici da chiedo, e chiedo ce lo dice a chiedo, no? Te, come possiamo fare? Vediamo, io non l'ho mai fatto questa operazione, sai? Te. E me non la so fare. Dici, però ce l'ha aspetta. Parla tu, perché io non no, so ma tu fare. Lo devi parlare. No, aspetta. Vedi come hai ridotto. Le Dieu avait condamné Sisyphe à rouler sans cesse. Ho trovato questi risultati. Traduzione in italiano. No. Non è capito. Rouler. Rolex, va a finire il Rolex. Ma per carità. Allora, caccia il lupo, il mito di Sisifo, va. Per l'amor di Dio. Dato che ha sentito a rouler sans cesse, ha piato un Rolex, l'orologio. Che è pure un cretino Google, non è che è intelligente. Poi lo vediamo nell'intervallo. Allora,
Salutiamo. Salutiamo il nostro pastore domani. È la settimana sua. È la settimana sua davvero. Il padre Giuseppe. È una settimana sassificata, come dire. Sassificata per il nostro vescovo. Non ho capito. Sassificata. È sassificata. va a sassi, no, va a mazzacane, va qui. È sassificata. Agli amici della stressata, messa a terra. Va a vedere, stressata, va. È una settimana. Sacrificata. Sì. È una settimana veramente di stress. Questa è una settimana. Padre Giuseppe, mi raccomando. Questa è una settimana che. Mi raccomando, fate piano senza andare di fretta. Giusto che la messa. Il Natale è sicuramente la festa più sentita. Sentita. Però la festa più importante per la Chiesa. E la Chiesa è Pasqua, è Pasqua. Su questo. Quindi domani, cari amici, fate una puntatina in chiesa, dove si può, perché c'è sempre questo rispetto, sempre. Da lunedì in poi. In un banco due persone si possono sedere. Poi agite la barba, i capelli, lo shampoo. Perché viene la fine d'aprile. Si parla fino alla fine d'aprile, non ci giurano quanto io. E come fanno, Tony? Cosa hanno pagato un magazzino? E chi danno a pagare? Come sta? Beh, teoricamente sono i ristori, che non so ci dire, ma si arriva. C'è gente, per esempio, che hai saputo. Fa un bel assegno e li manda a tutti questi che tengono un'azienda. A Draghi, al presidente. Manda un assegno. L'assegnamento di 10.000 euro. Quanto? Di 10.000 euro, pure poco. So. E poi dipende da alcuni meccanismi. È un po' come fa la pesca, siamo. Signor Ambrosio. Allora, abbiamo salutato il nostro vescovo, salutiamo il sacerdote e tutti i diacoli, va bene? Allora, oggi la Chiesa ricorda i santi di oggi. Santo Roberto. Roberto. Roberto, ci siamo auguri a Pasqualoso Roberto. È vero. Il nostro Pasqualù. Ti vogliamo bene, tu lo sai che ti vogliamo bene, ti stimiamo, ti conosco da 50 anni, ti voglio bene. Ruperto, in questi casi è il nome, non è che è il cognome. Perché Pasqualino Ruperto, chiama Pasqualino. Chi ci dice che c'è un'agora Ruperto? Già che sei di cognome, hai ragione. No, perché poi ci criticano poi. Hai capito che ne criticano? Sì, ne criticano, va bene. Ci che? Ne criticano, sai. Ah, ma la critica è buona, basta meno la critica che non offende, no? Non offende, poi ci offendiamo anche noi. Va bene. Poi Santa Augusta. Chi ne? Augusta. Santa Augusta di Serravalle. Serravalle, sai dove si trova? No. A Serravalle pare che si trova. Non lo so, Serravalle. A Serravalle pare che si trova verso dopo Cosenza, diciamo che. Sì. Ci sta arrivando. Dopo Cosenza dove? Verso dopo Coso, da che altro paese, come si chiama? Che altro paese già. Praia Mare, che. No, dopo Cosenza. C'è un altro paese, c'è dopo Cosenza. So, Serravalle là, invece di riparti. Cosenza. O Serravalle dopo riparti di Catanzaro. Serravalle. Hai capito? Perché tu giustamente senti valle, e quindi confondi con Guardavalle, che è proprio il confine con Reggio, poi Chiaravalle. Serravalle torna da me, dove sei? Mamma lo aiuta, dove si trova? Guarda, posso dire una cosa. È un nome, no? Che è? Una città, che è? È un paese. È un paese, Serravalle. Io tengo un da capo. E poi le cose, non è che io hai visto perché le conosco. Io mi ricordo Serravalle Scrivia, per esempio, che c'è il più grande outlet d'Italia sicuramente, o uno dei più grandi d'Europa. Ma Serravalle Scrivia si trova. Chi è? Non stai guardando dove trova Serravalle. In Piemonte. Serravalle.
Non c'è il più grande outlet. Non è Piemonte. Serravalle. In Toscana. Serravalle scrivi. In Toscana. Ma visto che ci avete menato? Vabbè, chi ci ha menato? Ma con la Cosenza. Vabbè, andiamo. Ma io mi ricordo, no? Poi, mi ricordo di aver letto che su qua l'outlet, no, cosa, no. Vai. Poi Beato Francesco fa. Con gli accenti là. Fa. Sì. Non si può dire fa. Non si può dire fa. 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 Oggi preparatevi, mangiatevi, questa è la mia, non mi piace, non mi piace. Seppie a nero, la seppia, tu la sai che è la seppia? No. Mamma mia, ti conti negro da di tutte le parti, e poi quando vai al bagno, tutto negro. Passa, è più forte, ti mangia la pasta con la seppia. Passa, vedi. Dalla fabbrica poi al consumatore, e lo passa subito al bagno. È un bello, mamma mia. Ma la seppia lo sai che è? È un pesce, la sabbia. La seppia è un pesce. Che pesce è? È un pesce, non lo so di che patto, ma è nero. È nero. La seppia è bianchissima. No, è così la nera. È bianchissima. Ah. E c'è anche qualche un po' di colore d'oro. Rosa. Ah. È bianchissima. E poi c'ha la... All'interno. Ah, c'è quella cosa lì, faccio vedere. Sì, hai capito? E quella là, là c'è il nero. Non è che è nigra la seppia. Bello. Lo uso come autodifesa. E chi è come autodifesa? Lo uso come autodifesa. E se la seppia c'è chi so che da. Noi abbiamo i corpi pure anticorpi, no? Se non è. Poi che ce l'ha più debole, che ce l'ha più forte. Non so di che sta parlando, parla con l'editore lui. No, è l'anticorpo che abbiamo in suo corpo, perché si dice anticorpi. Corsi. Corpi, anticorpi. Che ci sono anticorpi con la sette? Io non mi ha suggerito. Bene. Mi ha detto che ci cacciamo anticorpi. No. Albino, sai che facciamo? Dato che ieri abbiamo preso non devo dire niente. Domani il tempo è buono, meno male. Speriamo. Oggi è domani. Speriamo. Meno domani, quando siamo in una cameratella, vi raccomando. Perché domani è la domenica. Staccatevi, andate al mare a vegetare. Probabilmente c'è ho perso alcune. Ma pare che c'è pure la processione che parte di San Domenico. E arriva alla cattedrale, vediamo. E non lo so se la c'è fa. Io non penso a benedizione di Palme. Ah sì. A benedizione di Palme. Voglio dire, sì. Con la dovuta accortezza si può fare. Però dico che una cosa, io dico che il vescovo cammina banche in banche e dà la benedizione a chi che c'ha una a Palma di mano. Banche in banche. Gira, come sono una comunione. Comunione mono, che non ci può capisci. Momento dell'esperienza di Giulio Albino, queste cose. Siamo conciate la chiesa. Io ci voglio e saggio quello che è. Perché ci va. Però amano la chiesa. I miei direttori. Solo si sta pregando, padre Giuseppe. Si sta pregando solo. Allora, Albino. Secondo me dobbiamo subito la pubblicità. Yeah. Facciamo perché subito noi non volendo ci abbiamo verso i 30 minuti. Ma oggi è sabato. Domani è domenica. Sì, ma dato che con Giovanni dobbiamo affrontare tutti i segreti del circuito del mondo. Questi segreti e tutto. Perché io... Allora, vado subito, dai. Bar Pasticceria Momò, via del Progresso, numero 400, alla Mezzia Terme. Fate ancora in tempo ad andare al Bar Momò a comprare le colombe. Le colombe. Di sta maniera. L'uovo di Pasqua. Prima ne ha fatto. Cioè, l'uovo di Pasqua. Sono artigianali, mi raccomando. Poi ci sono anche le famose... Picorelli. Ha richiesto anche il pastore. Potessero fare un pastore. Vabbè, la pecorella è di Pasqua. Pasqua. Non la possono fare, perché non è che siamo a Natale, siamo a Pasqua.
Il pastore a Pasqua, un pastore. A pecorella. Il pastore inteso come un pastorello tu presepio. Il pastore inteso come, il pastorello come di, il pecoraio. Il pastore del pecoraio. Ho capito, ho capito. Sì, bravo. Ci ho arrivato, ci ho arrivato. Ci ho arrivato. Si può dire. Tu puoi dire che lo Cantini Pugliese, via Roberto Guiscardo, vicino Parco Peppino, impastato alla Mezzia Terme. Nuovo punto vendita, viale Primo Maggio, numero 49, vicino Mercato Coperto di Nicastro, ora la Mezzia Terme. E salutiamo la bellissima, carissima, la signora Giovanna. Veramente un vino, andate che mo, questa settimana che ne chiudono. Vi agita la scorta, lo vino e bisciavato. Vi agita la scorta, lo vino, che è un bel vino. C'è di tutto, lo vino è tutto rosso, e come si chiama che chiaro? Rosato, bianco, rosato. E poi c'è dato colore. Su quattro pare. Quattro colori. Bianco. Rosso, bianco, rosato. Rosato. No, verde. Verde, ecco come verse, come chiamo che la cosa. Davvero, quattro cose, tipo. C'è un verdicchio. Verde, bellissimo, è bello vino, Tony. Tony è bello. Oh, ti cala di mangiare, un bicchiere di vino. Il verdicchio. Non può che il verdicchio, E boh! Ma tu, ma così noi il verdicchio ringraziamo Madonna il rosso, il bianco, il rosato e il verdicchio e lo verdicchio. No, faccio com'è che lo vino che spezza, spezzante. Il frizz. Bimbo, vai, il frizzante. Il frizzante. No, su bimbo è bianco, che mi conto per tu. Allora, cercano di farlo sbagliare perché lui poi si imbucca tutto. No, ma poi ci arrivo. No, ci arrivo pure. Ci arrivo. Prima avete detto ci arrivo. Ci arrivi perché si intelligente. Pizzeria La Rustica, Corso Numestrano, di fronte alla bella chiesa della cattedrale della Mezzia Terra. Auguri al nostro Armando di Pasqua e di tutte le feste. Via. Guglielmo Storm, piazza Ardito di fronte alla bella Madonnina. Gli mando un bacio alla Madonnina. Salutiamo la bellissima Claudia. Poi il ristorante La Giurlanda, sopra Platania. A Porto però, a Porto per portare o mangiare. Ah, a Porto, a Porto. A Sapporto, come dici? No, io ho capito. Stavo aspettando come lo dici tu. A Porto, come dici? A posto. E ristorante La Giurlanda sopra Padania, a posto. Va bene per l'asporto. Aeroporto. Non all'aeroporto. Asporto, no. Asporto. Vuol dire che va a porta, no? Prego. Ricordo la struttura sanitaria privata Medicar in via Colombo, angolo via Gesualdo Scardamaglia, alla Mezzia Terme. Per info e prenotazioni 0968 20 17 88. Vi ricordiamo che la struttura è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20 e nella giornata di sabato dalle 8.30 alle 13. Voglio aggiungere a beneficio, perché qua prendiamo tutto, tagliamo tutto dalla, ovviamente dai social, e vi voglio ricordare la questione dei vaccini per gli over 80, perché c'è il centro servizi RAR qua alla Mezzia Terme in piazza Mazzini che ha attivato il servizio di prenotazione per la somministrazione dei vaccini anti-Covid destinata al momento, e lo ribadisco, a coloro i quali hanno superato gli 80 anni. È assolutamente gratis il servizio di prenotazione, quindi lo potete fare presso la sede che si trova, come ho detto, a Piazza Mazzini, oppure telefonare
allo 0968 40 77 61, WhatsApp 371 194 1121 o email centroserviciRAR@gmail.com. Ok, tutto a posto, dimmi. Io volevo toccare una cosa, forse è davvero, ora legale, cioè, davanti diciamo, potrebbe essere l'ultima volta. Potrebbe essere l'ultima volta perché a livello europeo stanno discutendo di tenerla definitivamente, invece l'Italia è quella che sta un po' storcendo il naso e dice no, un volevo fare a meno di l'ora solare. Questo al momento. Poi i governanti italiani, lo sappiamo che si sono domani mattino e cambiano cannello. A frappè. A frappè, ci vediamo. Dobbiamo un caffè. Macelleria Il Gusto delle Carni. Macelleria Gastronomia. Carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria. Banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. P-Pharma, cura, natura, benessere. P-Pharma, il centro farmaceutico più grande nella tua città, con ampia scelta di prodotti, con aree interamente dedicate alla puericoltura, alla nutrizione, alla medicina olistica e un'area dedicata a prodotti erboristici. P-Pharma, farmaci e parafarmaci ad uso umano e veterinario. P-Pharma, ampio laboratorio per le preparazioni galeniche. P-Pharma, centro destinato a tutti i tipi di trattamenti estetici. P-Pharma, lo puoi trovare in via del Progresso 103 alla Mezza Terme, ad orario continuato da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20.30. Tecagas è un'azienda giovane e snella di distribuzione e vendita GPL propano su tutto il territorio calabrese. Ubicata nella zona industriale di Lamezia Terme, dispone di un proprio impianto per lo stoccaggio e l'imbottigliamento del gas. Grazie alla ventennale esperienza nel settore maturato della capofila Teca Termica Caronte, l'azienda si è distinta per serietà, professionalità, competenza, puntualità nella realizzazione e fornitura di impianti civili, industriali agricoli e utenze a contatore. Disponendo di una flotta di automezzi di proprietà, riesce a raggiungere qualsiasi angolo della Calabria occupandosi dell'approvvigionamento del prodotto dai più importanti depositi costieri italiani fino alla consegna presso l'utente finale. Grazie alla collaborazione con uno dei più importanti colossi nel settore in Italia, il gruppo Autogas Nord AGN Energia, oltre al GPL, riesce a portare nelle case degli utenti il gas metano e l'energia elettrica, occupandosi inoltre della consulenza per la fornitura e la messa in opera di impianti solari e fotovoltaici. Ci trovi nella zona industriale Area Exisir Lamezia Terme. Ombrelloni Teloni Cosentino, Diana Dattilo, dal 1938. Arredo mare, arredo giardino, tende moschiere, teloni per camion, coperture su misura, gazebo, tende da sole, The Horse e pergole. Ci trovi in via Formidi 13, salita via dei Mille, terzo incrocio a sinistra. Telefono 0968 44 16 75 oppure 333 92 15 650. Guglielmo Store, Lamezia Terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, Lamezia Terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Il caffettino mi sono fumato 3-4 tirate della sigaretta e basta, e l'ho buttata. E l'ha buttata. E basta. No,
Io ha detto oggi 3-4 tirate, domani 2 tirate, lunedì una tirata, martedì. È arrivato il momento di presentarvi il mio editore Giovanni De Grazia. Tu Giovino un muovo a dare, ma mu più e mi do punto. Ma tu non tenevo coraggio, mu c'ha la ruba. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Torino, buongiorno Domenico, buongiorno Albino, buongiorno Mari, buongiorno a tutto lo staff di Yes Globo TV Calabria 1, canale 628 del digitale terrestre. Se mai dico... Allora Torino, ma no, quando leggi un cuore ti si... cioè non solo siamo inguaiati qua in Calabria, Giovanni mio, che in Calabria c'è una variante in parte resistente al vaccino, dato che non siamo già consati, no, muste di noccia, il ceppo resistente è stato trovato su un tampone soltanto, per fortuna, per fortuna. Intanto leggi qua e ti rendi conto quello che stiamo dicendo noi, aumenti importanti alla Mesia. Aumenti importanti alla Mesia. E Botticello. E Botticello. Muore una 62enne di Maida. Ospedali, resta alta la pressione. Guardate qua. Non siamo messi bene. Tu. E Giova, ma come ce l'hai mai contare? Che ci vuoi dire? Ieri gente? C'è stato per esempio il generale Figliolo, insomma, è venuto in visita in Calabria, dice Calabria Rossa, ma Figliuolo è ottimista. Ma magari Dio, signore. Sì, ma sta suscitando un sacco di critiche e di ironia, molta ironia, questo discorso di Figliuolo qua. Ottimista è che? Cioè, noi leggiamo notizie che sono, no, voglio dire... agli no, antipodi, infatti, agli antipodi di quello che dice Figliuolo. Stavo dicendo appunto, se tu leggi questi, tutti questi articoli, poi quello che dice Figliuolo, non ci, c'è qualcosa che non quadra. Diamo generale, che è generale? Generale. Generale, insomma, per carità, poi è successo, lo leggevo prima, quando abbiamo preso il caffè, è successo una cosa, un incidente che mi ha un po', sinceramente, deluso. Ieri a Taurianova sono stati Figliuolo, Spirri, eccetera, un giornalista che è mio amico, tra parentesi, Agostino Pantano, è andato per fare una domanda al generale ed è stato trattato a pesci in faccia. Non solo, ma è stato identificato. Cioè i carabinieri che lo conoscevano l'hanno chiamato di nome, Agosti, Pantano, Smena, no, poi l'hanno identificato pure. Allora, il generale Figliuolo è chi per lui deve capire che siamo in democrazia. Il giornalista deve fare il suo lavoro e quando il giornalista fa una domanda lui è tenuto a rispondere. Sì, ma quelli che ti hanno girato i pali, cioè, sono a me quello che i collaboratori. I collaboratori sono quelli che quando vedono un giornalista si vedono che vedono la rugna. È una schifezza, Donetti. Voi fate le guardie del corpo. Chiaro. Il giornalista non è un terrorista, è uno che deve fare il suo lavoro. E io veramente condanno questi atteggiamenti delle persone che sono vicino a loro. Sì, non c'è dubbio. Cioè si sentono Gesù Cristo, il giornalista deve fare comunicazione, deve informare le persone. Ma vi rendete conto? Ma non è che succede solo con Figliuolo, succede con no, chiunque. Ma io ho voluto parlare di questo perché stamattina... Non è la prima volta che succede. Sì, lo so. E poi viene identificato il giornalista. Ma per favore, cioè veramente è l'assurdo, Donetti. Questa è una cosa che ci fa imbestialire. Quando voi che avete potere, tra virgolette, in quel momento, perché poi un momento siete, poi non siete nessuno, cioè voi non vi potete atteggiare, insomma, in un abuso di potere, dico io. Perché non è così. Infatti c'è la testata giornalistica a cui appartiene Agostino Pantano che ha detto almeno chiedete scusa. Cioè veramente no, almeno cosa... aiutami in questa maniera, ma cercate, cioè chiedete scusa. Dovete capire l'errore che avete commesso, no? Non è che la gente la potete trattare come... Poi, ripeto, e chiudo, i collaboratori, coloro i quali fanno da guardaspalle, da bodyguard, chiamateli come cazzo volete,
voglio dire, devi stare calmo, non devi tirare Silvestre Stallone dalla situazione. Ogni boda. Poi volevo sapere che domanda ha fatto il giornalista Pantano. Che domanda? Non l'ha fatto in tempo nemmeno. Allora qual è il motivo, Tonè? Che c'è questa. Perché? Si è avvicinato perché vedono un potenziale terrorista. Ma per favore, finita, fate schifo proprio, va. E non ci spiego. E questo succede dappertutto: dallo spettacolo, dalla politica, da tutte le parti, Tonè. Vedono un giornalista che fa informazioni, usate il pesce in faccia. E non è così, non si può. E non è così, perché è una cosa schifosa, Tonè. Sì, allora. Quindi abbiamo detto che la situazione non è delle migliori, lo vogliamo, ne parliamo sempre a costo di tediare amici miei, però sapete che da lunedì saremo in zona rossa e quindi è giusto parlarne. Ieri in tutta la Calabria ci sono stati 3 morti, non si scherza, 412 nuovi casi, focolai, posti letto che incominciano a diminuire, è un bollettino di guerra. Però torno all'argomento dell'altro giorno, quando siamo andati a fare il servizio e te. C'è la chiusura delle scuole e ci sta, c'è la chiusura dei locali e ci sta, perché dobbiamo vaccinare, però poi dobbiamo vaccinare. Poi che succede? Che succede che le forze dell'ordine, caro Tonino, dovrebbero controllare dove ci sono assembramenti. E gli assembramenti dove sono? Ma a voi vi sembra una cosa possibile, Tonè, che in una stanza di 10 metri quadri ci dormono 15 persone, Tonè? E poi questi soggetti, che non dico bianco, rosso e verde, non vedo il colore, vanno avanti ai supermercati, che poverini devono cercare per sbarcare i lunari. Davanti al supermercato ci vanno amici, loro si avvicinano, ci portano un carrello, è qua che succedono pure i contagi, Tonè. O mi sbaglio? Parlano che a Bella c'è un'infinità, c'è un numero rilevante di extracomunitari, perché ognuno ha cambiato casa e lì casi loro hanno più sgobbare, l'hanno affittata in nero, sì. E quale forse loro devono controllare? Perché in nero è la questione. In nero è, perché loro danno un posto letto magari per 10-15 euro al mese, ci dormono 15 persone se hanno... Oggi ho 20 persone a 15 euro a persona. Esatto. Buchi su. Ma poi un'altra cosa, Tonino mio, hanno chiuso. Bene, ieri sera, Tonino, io sono passato dal corso, su tale piazza là c'erano come minimo 500 guaglioni senza mascherine uno vicino all'altro. Ecco da dove arrivano i contagi, Tonè. Cioè, perché c'è responsabilità. Intanto, come cosa gli devo dire le forze dell'ordine? No, non possiamo dire niente allora, ma c'è responsabilità, il senso civico davanti alle persone. Un si rendono conto. Aiuto, c'è una variante pericolosa. I casi sono alla mezza sono aumentati, siamo a 500 contagiati. Cioè, ma i genitori, dato che la nostra rassegna stampa è seguita, piaccia o non piaccia, è così, è molto seguita. A me piacerebbe che i genitori, un rimprovero, no? Se dichiara sti cazzi a sti figli immene e a sti figli mascole, un deca è scritto, l'ha ordinato un medico, che se ne incicciare ogni giorno. Ed ogni giorno ne stare una mente in un'altra ora con gli amici, cioè quello che dice Giovanni. Io non sono uscito e vi dico la sincera verità. Ma tu va stasera? Sarò un soggetto a rischio. Io il pomeriggio non esco. Io ho questa la fortuna di essere qua in televisione, farmi storetta e poi scappa a casa. Però Tonè, anche giusto quello che dici, però io capisco anche i ragazzi. Ma io posso fare, tu lo puoi fare, per esempio, Giovanni. Tonè, però io capisco anche i ragazzi, tenerli chiusi non è facile, Tonè. Però io un invito ai ragazzi, quel che poi le parole nostre non è che servono a tanto, un invito. Voi volete fare una bella estate, e rispettiamo le regole. Se vogliamo fare una bella estate, se poi vogliamo essere chiusi pure in estate, giusto? Usciamo, facciamo quello che vogliamo, andiamo alla Galanea, facciamo assembramenti familiari tra amici, facciamo quello che volete. Mo io non poi riesco, Giovanni, pagheremo il conto dopo. Io non riesco ad immaginare che i ragazzi
che tantissimi ragazzi si stanno organizzando per la Pasquetta. Ma mi auguro di no. Ma io, metto la mano sul fuoco, non saranno controllabili, ma tu pensi che non ci saranno delle comitive che si vanno ammucciando sti parti e stanno assieme, mangiano assieme, a ballare assieme. Il cretino della situazione c'è sempre. Tu. Ma Giovanni, ma purtroppo è così. Ma non te ne siamo giunto nemmeno me. Ma io mi auguro di non te ne siamo, però non mi pare che loro rispondano positivamente. Se tu mi dici che ieri ha nisciuto la Caminatella e ha visto 500 persone, 500 ragazzi, di cui tantissimi senza mascherina, così, ma tu vai non stasera. Hanno capito un cazzo. Ma tu vai stasera, io ti dico, io prendo l'esempio la Mese, che sono della Mese, ma se vai a Catanzaro, a Cosenza, a parlami della Mese che siamo messi male, giù va. Però voi andate a vedere stasera, passateci, su tale piazza. Dalla parte del corso. Sì, causano dove la gente. E poi sti macchinetti, sti box. Io ce l'ho qua, sti box ce l'ho proprio in tra... cioè sono sempre pieni di gente che vanno a piedi bibite lì 9, lì 10 e fanno assembramento. C'è qualcuno che usa i guanti. Nessuno. Devono andare a pigiare, no, i numeri e le lettere per prendere la bibita. O no? C'è qualcuno che va a sanificare subito? Ogni giorno viene sanificata quel locale? Viene sanificato? Questo è il guaio. Cioè, ma quando sentite però sti cosi, dovete mettere sul chi va là i figli. Io alle poste potrei benissimo, no? Scendo, no? Io i guanti non li uso, però consentitemi che quando vai a chi la schifezza i postamatti là, perché è una schifezza, no, Nicolo, si vede la rudia, eccetera, io mi metto i guanti. Così per fare essere, il numero. Deve essere a tutti i bancomat, non so. Sì, però Giova, guarda. Vabbè, là diciamo c'è l'afflusso più. Però dire. Non è che l'afflusso, può essere pure uno normale, cavalli a banca, prende il pigelletto. Però c'è una cosa che adesso io ho visto, ho notato, che sti bancomat, le poste ce l'hanno all'interno. E dato che ci sono queste ditte di pulizie, probabilmente loro puliscono una cosa, non cacciano sulla polverata, ci passeranno un liquido della cosa. Alli posti, all'esterno, questi due postamat, sono all'esterno, così come sul corso, a Piazza Stocco. E noi stiamo facendo questo appello alle poste, sanificate, pulite, fa schifo. Chi lo può stamare? E qua io sono in grado di mostrarvi i messaggi che ci mandano riguardo a questa situazione qua. E voi cugioniate, luogo. Casi veramente non succede una strage, non si riconsiglia nessuno. Pua, vedete qua. E questo è veramente un articolo interessante. No? Non c'è solamente il Covid, altre prestazioni calate del 70%. Eh sì, perché non sa che la gente che è afflitta da altre patologie ha problemi a fare delle visite, a avere degli appuntamenti, a fare analisi, a fare delle, non lo so, NATAC. Qua sembra che altre malattie non esistono più, c'è solo, esatto. Covid, non c'è solo Covid, ci sono tanti ambulatori cose. Vuoti. Se voi andate all'ospedale, io sono stato ieri in ospedale, vedi che c'è tutti gli ambulatori, una presa all'altra, tutti vuoti, solo due o tre c'era gente, perché evidentemente stavano facendo delle prestazioni. Per le prestazioni sono tempi lunghissimi. Non mi sembra giusto, non mi sembra giusto che la gente di morire per altre patologie solo perché non viene curata. E dai, e come cazzo di ma intanto c'è, diciamo, rete civica di bene comune di Rosario Piccione, inaccettabile le lunghe file di cittadini in piedi che attengono le somministrazioni del vaccino. E anche ci quello, va. Le lunghe file sono oggetto, possono essere oggetto di contagio. Ecco, per esempio, qua per esempio si lamenta pure Maria Bruni, no?
cioè chi è affetto da demenza, chi è affetto dal morbo di Alzheimer, è un soggetto fragile, quindi va vaccinato. Ebbene, non stanno vaccinando. Insomma, sti cazzi di soggetti fragili, chi li sono? Qua noi sappiamo e leggiamo e vediamo in televisione che ci sono un sacco di giovani, cinquantenni, quarantacinquenni, quarantenni, solo perché famosi, Tony, che si stanno infilando. Tony, hanno fatto i vaccini all'associazione, Tony, che non conoscono un letto d'ospedale. Lions, Rotary, ma chi ne so, i Lions e il Rotary sono tutti persone con la pila. Ah, ma insomma, la maggior parte sono tutti con la pila, Tony, quelli che siamo intorno. Tutti quelli. Voi vedete, questi non hanno matto niente, Tony. Tranne consegnano un premio ogni anno tra ille, così è. Voi mi dovete dire che diritto hanno, così come altre associazioni, che non sono vicino a chi veramente ha bisogno nella pratica, parlo io, Tony, perché se ne vaccinare prima di oggi? Che non lo so. No, ma ci sono, Giovanni, ci sono delle categorie che li stanno vaccinando. E ci sono gli ultra ottantenni che stanno aspettando. Che stanno aspettando. Ma ve ne rendete conto? Poi è stata bella questa, vedete qua. Come si fa? Io queste cose, consentitemi, io li condivido perché sono degli esempi meravigliosi. Come faccio a non condividerli? Io ho questa sensibilità. Vedete? Il veterano over 80 che ha ceduto il vaccino a una ventenne malata di cancro. Non chiamatemi eroe. Questo signore qua è avvenuto in Calabria, si chiama Giuseppe Trapasso. Ecco, questa è una bella azione. 85 anni, che ha rinunciato alla prima dose di Pfizer per permettere a una giovane paziente oncologica di vaccinarsi. Ci ha detto, dottor, guarda, io tengo 85 anni, se c'è qualche giovane che ha più bisogno di me, pensate prima a loro. Io il vaccino lo voglio fare, dice questo signore. Tony, ma mettetemi. C'è un giornalista di Lamezia, non dico nome per questione di privacy, che è venuto da me e mi ha detto: ah, io mi sono già vaccinato. Allora la domanda mi esce spontanea. Cioè, scusa, ma perché tu ti hai vaccinato? Ah, perché sono iscritto a un'associazione. Cioè, vi rendete conto? Perché sono iscritto a un'associazione. Tony. Paghiamo noi quando scriviamo a sti cazzo associazione. Cioè, ma io non l'ho capito, Tony. Cioè, ma ti rendi conto? E questo me l'ha detto un giornalista, tu. Giova, davanti a sti cose ognuno si vede i cazzi sua. Subentra l'egoismo. La gente in questo momento dovrebbe essere solidale, invece prevale l'egoismo, come al solito. Questo signore ha dimostrato solidarietà. Quello che tu hai menzionato ha dimostrato egoismo. Come vedi, ci sono due facce diverse. Chi te l'ha detto? Vabbè, ne potremmo dire. Purtroppo questo sta cosa non va. Allora, Tony, abbiamo delle immagini prima di finire, perché ieri siamo andati alla protesta dei lavoratori e del Carrefour, del centro commerciale, degli altri punti vendita. Ieri c'è stato questo sit-in davanti al centro commerciale, vedete l'immagine, siamo andati là, la protesta del lavoratore dice: vogliamo più certezze, senza stipendio i dipendenti del Carrefour. Martedì prossimo dovrebbe tenersi un incontro tra i sindacati e la proprietà. Pare che ci siano, insomma, le notizie siano positive per i lavoratori, pare che si è propensi per questa cassa interazione. Poi bisogna vedere, lo vedremo nei giorni a venire, appresso, se si è concretizzato questo discorso. Intanto continua ad arrivare molte attestate di stima anche a livello nazionale per Giovanni Garofalo, nuovo presidente del Tribunale. Mamma mia, noi rinnoviamo un in bocca al lupo, l'augurio di una carriera fulgida a Giovanni Garofalo, nuovo presidente del Tribunale di Lamezia Terme. Un ruolo prestigioso. È la cosa bella, proprio la storia bella, è che questo ragazzo, perché è un 58enne, pia il posto che è stato occupato per tanti anni di Sandro Caloro. Quindi è anche una bella storia. Ha fatto tanto bene, gli è stata intestata anche un'aula
è stato un gran bel giudice, una gran bella persona. Io ho avuto modo di... sono stato suo amico, quindi posso dire una grande, grande persona. Allora, bene, finiamo qua questa rassegna stampa, vi auguro buone palme a tutti, vi raccomando, domani cambia, mettete avanti, mettetelo davanti l'orario. Sì, domani mettetelo davanti, buone cose che da dietro. Vi raccomando, avanti. Alle tre, che poi non ho capito, se uno fa a mezzanotte, dove certo. Può fare a mezzanotte? Oh. Perché già ti dico, sì, no? Io per esempio domani già, manca qua intanto... Vai in automatico. Vai in automatico. Se anche uno se ne sveglia, io per esempio 300 orologi alla casa, immaginate, domani sarei impegnato a cambiare gli orologi. Domani come impegnato? Tutti dicono, domani mettete un'ora avanti l'orologio, mettete avanti i lancetti. Un altro orologio. No, perché io non giusto, ha ragione. I lancetti, dovete mettere. Qua c'è l'orologio. Per favore, perché lui, quando vi dico che è intelligente, facciamo la. Se voi dicete no, mettete davanti loro, avanti. E lei mi sa fare. No, è sbagliato. I lancetti. Dovete spostare i lancetti. Bene, buona giornata, mi raccomando, mascherina, pulisse sempre le mani e tenere le distanze di sicurezza. Ma è così, spostare l'orologio, i lancetti, va bene. Quanto è bella la gioventù, la sentiva e non torna giù. Maledetta la vecchiaia, meno male che c'è la Viagra. Maledetta la vecchiaia, meno male che c'è la Viagra. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Na 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 na. Era bello quando ero giovane, fine e fine in quantità. Poche sognano vecchiarie, tu baccala, non puoi scordare. Poche sognano vecchiarie, tu baccala, non puoi scordare. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Na 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 na. Un vecchio quando è vecchio non può fare un giovane giù, perde la vista e perde l'attesa e le gambe ci fanno cucù. Perde la vista e perde l'attesa e le gambe ci fanno cucù. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Na 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 na. E dove la cosa mi dona spalli, pieni, stotti, pieni di calli, tutti i nuovi ce l'hai lui, e legge tutto mi morì, tutti i nuovi ce l'hai lui, e legge tutto mi morì. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Na 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 na. Mi piglio la pignola di lucore, la sopporta perché di dolore, pare che tutto là, mi piglia via, credi la campà, pare che tutto là, mi piglia via, credi la campà. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Na 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 na. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Aia, aia, che brutta la vecchiaia. Grazie a me. A posto. Allora, cominciamo a fare i saluti. Salutiamo il nostro amico Felice, che ce l'ha il giorno tutti i giorni, la sua famiglia, il suo nipotino Felice, e gli do una buona
giornate di palme, no? Di palme. Domenica sono i palme e gli do gli auguri. È una buonissima domenica. Poi salutiamo la bellissima Sveva, il bellissimo gioiellino Gioele, i nonni, papà e mamma, e poi salutiamo anche il mio amico Gino di Spena, e ci saluto assai, assai, veramente di cuore, il suo nipotino Gabriele, mamma e papà, va bene, mio nipote Pietro, e gli do gli auguri a tutti quanti, una buona domenica di Palme, va bene? Noi, se Dio vuole, ci vediamo lunedì, sapete che passiamo alla zona rossa, guardiamoci che ce la faremo, va bene? Io vi auguro una buona giornata e una buonissima domenica a tutti. Ciao, ciao, a lunedì prossimo. Bravo Andrea. Grazie a Domenico.